Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola. Verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto in seguito a un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 22 alle 8:30, nel quale sono rimasti coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Il traffico che da Bologna è diretto a Firenze deve percorrere la panoramica. Più a sud, tra Firenzuola e Aglio, verso Firenze, ci sono 2 chilometri di coda in seguito a un secondo incidente avvenuto all'interno della galleria Larniano intorno alle 7:30 all'altezza del chilometro 32, che ha visto coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. Il traffico scorre in corsia d'emergenza. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, dove troviamo 3 chilometri di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e rallentamenti per un veicolo in avaria tra Chiesina e Monte Catini Terme, tutto verso Firenze. In Fipilicodi a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiata opposta coda in uscita a Santa Croce. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!